noi cerchiamo di utilizzare quelle che sono le best practice che vengono utilizzate nel mondo del venture capital, cioè noi cerchiamo di operare esattamente come se fossimo un fondo di investimento, di utilizzare un percorso di selezione che sia strutturato e codificato, in modo da poter sempre argomentare sulla base di che cosa i progetti sono stati scelti. Evidentemente abbiamo dei criteri che sono di carattere generale, quindi cerchiamo di presentare ai nostri investitori delle opportunità che siano fra loro diversificate, sia in termini di settore che in termini di stadio di sviluppo del progetto, in modo che da poter soddisfare sia le aspettative di chi di voi ha degli interessi su dei verticali particolari e quindi proporre delle opportunità che magari afferiscono al settore della logistica, del biomedicale, del digitale e così di seguito. Cerchiamo poi di proporre dei progetti, dicevo, in stadio di sviluppo diverso, in modo che chi di voi preferisce, perché magari a fronte di un rischio maggiore ha un'aspettativa di rendimento maggiore, investire in dei progetti in una fase molto iniziale, chi invece o per un'ottica di diversificazione o perché magari è più conservativo, preferisce dei progetti in una fase di sviluppo più tarda. Quindi, dove il finanziamento serve sostanzialmente a finanziare quella che viene detta la fase di scale up, cerchiamo di proporre anche dei progetti di questo tipo, fino ad arrivare a proporre società che sono in round successivi, i famosi round A, round B e così di seguito, e potenzialmente arrivare a proporvi anche delle società che sono già in fase pre-IPO o in IPO stessa. Ma come andiamo poi a selezionare nello specifico le società? Beh, noi abbiamo un percorso di selezione che è articolato su sostanzialmente sei fasi. La prima è la ricezione delle candidature attraverso il nostro network di relazioni personali, i contratti, gli accordi che noi abbiamo con chiunque produca, scusatemi questo termine, ma è un po' così, delle start-up e delle opportunità di investimento, quindi potrebbero essere degli incubatori, potrebbero essere degli altri fondi di investimento, potrebbero essere degli acceleratori, potrebbero essere dei club di business angels. Insomma, chiunque ha a che fare può generare idee di investimento. Quindi noi riceviamo queste candidature e facciamo una prima selezione solo sulla carta, verificando se hanno dei requisiti minimi per poter procedere nel percorso di selezione. Successivamente, quelle che hanno passato questo primo screening vengono chiamate per una veloce call di valutazione, una trentina di minuti, 45 minuti, sempre per confermare che l'impressione che noi abbiamo avuto sulla documentazione che ci è stata inviata sia confermata nei fatti. Quelle che vengono selezionate dopo questo ulteriore filtro vengono invitate a partecipare a una o più call di approfondimento che vengono ospitate sia dal nostro team interno, sia anche da esperti di settore esterni che noi coinvolgiamo di volta in volta per avere una loro opinione informata. Perché evidentemente, per quanto noi ci applichiamo e ogni volta cerchiamo di capire quali sono le logiche, le dinamiche, le criticità dei settori nei quali operano le startup, noi non possiamo diventare degli esperti di settore. Quindi ci avvaliamo anche di risorse esterne. Diciamo che a questo punto siamo partiti da circa un centinaio di startup che noi valutiamo in ogni ciclo bimestrale, e con questo percorso le abbiamo ridotte a 5-6. Queste 5-6 società vengono presentate al comitato di screening. Il comitato di screening procede in occasione di incontri che durano un'ora a incontrare i founder e interagire con loro un po' come faremo oggi in occasione di questo incontro, ponendo le domande che si ritengono più opportune per ulteriori approfondimenti. Di queste sei società ne vengono selezionate tre che vengono sottoposte alla fase di cosiddetta due diligence, dove noi andiamo a verificare, utilizzando dei professionisti esterni, tre cose sostanzialmente: gli aspetti di natura amministrativa e contabile, gli aspetti di natura legale, e facciamo una due diligence completa sul business. Mentre le prime due cose penso che siano più facili da comprendere, la terza area di analisi è quella che riguarda, ad esempio,
le relazioni con il mercato, le relazioni con i clienti. Andiamo a verificare che effettivamente tutto quello che ci è stato raccontato in termini di sviluppo del progetto, a seconda poi dei casi, evidentemente quello che si va a verificare può essere diverso, ma prendiamo un caso di un progetto nel mondo del digitale, andiamo a verificare che effettivamente la strategia di go-to-market che ci è stata presentata è quella efficace e che viene attuata, che i tempi di onboarding dei clienti sono quelli e se i clienti sono effettivamente soddisfatti della relazione che hanno stabilito e se ricevono nel tempo un servizio che ritengono adeguato, perché evidentemente questo è fondamentale per la crescita del business. Ecco, tutto questo naturalmente viene codificato in delle tabelle di scoring dove i membri del comitato di screening vengono richiesti di riportare una valutazione su una base di criteri che sono sempre i medesimi sui quali vengono valutate le società, ma che variano in termini di ponderazione a seconda del settore nel quale opera una società, perché è evidente che lo stesso fattore può pesare diversamente se si tratta di una società del mio medicale o nel settore digitale. Cosa andiamo a verificare? Macro categorie, la qualità del team imprenditoriale, la dimensione e l'opportunità di mercato, il prodotto o il servizio che viene offerto e il business model, i risultati che sono stati raggiunti da quando il progetto è partito e evidentemente la struttura dell'operazione. Più di recente poi abbiamo inserito anche un criterio di valutazione che per ora è esclusivamente qualitativo, ma che stiamo sviluppando in termini qualitativi, relativo ai famosi criteri ESG, quindi relativi alla sostenibilità ambientale, di governance e di inclusività del progetto. Ecco, tutto questo alla fine, ci auspichiamo, ci porta a selezionare i progetti migliori e quindi a poterveli proporre.